Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Manca il Presidente del Consiglio, però, purtroppo. Che è partito in India, certo, poteva andare in prima. In India. Sì, è partito, certo, però voglio dire, la tragedia è avvenuta domenica. Da domenica a giovedì sono certo, tanti giorni. Certo, voi dovete sempre fare polemica, però. Ma non è polemica, è un dato di fatto, cioè certo. Il Presidente della Repubblica è andato. Io credo che il Presidente della Repubblica... È andato piantedosi, poi dicendo quelle dichiarazioni. Il Presidente, io ricordo un Silvio, guarda, io ricordo Berlusconi, cito una persona che è, come dire, sicuramente... Okay. Berlusconi, quando ci fu una tragedia del mare, vicino alle nostre coste, era la vicenda albanese, come no? Forse lo ricordi. Berlusconi andò su quella banchina me e addirittura pianse. Bene. E io penso che quelle lacrime di Berlusconi fossero lacrime vere, non era. A sinistra qualcuno l'ha presa in giro. Ma in realtà il presidente del Consiglio, Berlusconi, andò là. Allora io mi aspetto che lo Stato, al di là di... Sono state dette una quantità di fregnacce, di ricostruzioni fregnacce, perché quando il capogruppo del suo partito dice che uno deve guardare le previsioni del tempo, ma io mi aspetto che lei, che è una persona intelligente... E di nuovo, l'ha già detto. Allora sentiamo un attimo Specchia, scusatemi. Non è, io credo che... Allora, non perdonatemi. Si può in questo momento di lutto fare queste polemiche. Ripeto, è una questione politica. Gli non l'hanno risolto. È una questione politica, onorevole. Allora, fate condurre me, però, perché dato che vedo le immagini anche da Cutro, c'è Mattarella che è sceso dalla macchina, che sta entrando al Palasport e che andrà a rendere omaggio alle vittime di questa tragedia, che come sapete sono 67 e come sapete ci sono molte bare bianche, bare di bambini morti in questo naufragio. Stanno urlando giustizia, giustizia, sentite. La popolazione, tra l'altro, di Crotone, ha avuto una reazione di grande vicinanza e solidarietà. In questi giorni li abbiamo visti, insomma, molto, molto commossi e provati. Stiamo vedendo l'entrata del presidente Mattarella. La gente sembra arrabbiata, molto arrabbiata, perché crediamo appunto che si senta qualcosa di folle in quello che è accaduto, no? In questo naufragio così vicino alle nostre coste, così evitabile. Allora, arrivo da Francesco Specchia che voleva intervenire. Francesco, eccomi.